amici, direttamente dal Mar Milla, ecco a voi lo scioccato, tutto sclerato, Giuliano Mumumurgia! Buonasera, buonasera, benvenuti a tutti, comodini, comodini, come state, bene? Gigi! Buonasera signor Murgia! Come sta Gigi, io bene? Io sto bene, lei la trovo in forma signor Murgia? Sempre bello apparecchiato, oggi, mi ha visto eh? Beh certo, oggi l'ho vista con questa moto bicicletta. Sì vabbè oh. Ma scusi. Sì ma, mi dica. Ma non è che portava le bombole da giovane? Adesso non esageriamo, adesso non faccia quello, beh, quello che giovane è insomma, non è che molto giovane, ho saputo che questa... Perché sembro vecchio, te la seguiva perché vi sembro vecchio io? Oh, eh? Sembra un po'. Vede il pubblico, lo vede il pubblico eh? Ho saputo che questa settimana lei ha fatto gli anni. Ecco. Ecco qua. Cioè, ha fatto gli anni ecco. Ma cosa fa? Ma cosa? Oh, ma... Cioè. Signor Murgia, mi licenzio tutti, occhio. Signor Murgia, sì. Ma almeno gli anni se li hai fatti, perché donne, eh. E vabbè, se non entriamo nei particolari. Comunque, buon compleanno. Grazie, figli maschi. E stare invece in TV. Sì, grazie, sono astemio, per quindi non... Comunque io gli auguri glielo ho fatti. Sì. Senta Gigi, sì. Il problema di... Vede, come lei, gli amici hanno questa abitudine di fare sempre gli auguri. Ti chiamano... Io l'altro giorno, è vero, ho compiuto gli anni, proprio uno di questi giorni, mi hanno chiamato a mezzanotte e un minuto. Io stavo per dormire, il messaggino... Cioè, che cazzo è successo? Tu prendi il coso, guardi il telefonino, c'è scritto... Cosa si sente a essere più vecchi di un anno? Ma che cavolo te ne frega? Scusa, a mezzanotte me lo chiedi, eh? Vabbè, una sorpresa, adesso. Cioè io già mi girano le scatole perché ho compiuto un anno, sono diventato più vecchio. Comunque insomma non sono riuscito a prendere sonno perché con quest'ansia, con questa angoscia di essere invecchiato non ho preso sonno. Mentre alle 6 del mattino stavo per riaddormentarmi, altro messaggino. Tu dici ma che sta succedendo? Tu guardi di nuovo il telefonino e c'è scritto tanti auguri, faccina, tanti auguri così. Scommetto che sono stato il primo, è vero, sei stato il primo pirla che mi ha chiamato alle 6 per farmi gli auguri, è vero. È vero, è vero. Gigi. Sì, mi dica.
Io con questi auguri ci patisco, perché quando tutti sanno, così come lei, che io ho compiuto gli anni, allora quando la gente ti incontra, anche qui alle prove, tutti ti guardano sorridenti. Ehi, tanti auguri. Auguri perché? Perché così piano piano invecchio, poi muoio, mi levo finalmente dalle palle. Per quello siete contenti? Signor Murgia, siete contenti per quello? È la prima cosa giusta che ha detto. Finalmente, no. Che poi, la cosa bella è quando ti dicono, dai, però non mostri gli anni che hai. Ma perché, ne dimostro di più? O di meno? Dice, no, sembri un ragazzino. Per me non è un complimento. Ma quale ragazzino? Uno di quelli tutti smidollati che fa così. Oh, raga, tutto a rego. Cioè, per me non è un complimento. E ci credo. Che poi Gigi deve sapere, sì, che io quando ero piccolo, da bambino, anche quando mi dicono da piccolo, per me non è un complimento, perché io da piccolino avevo gli orecchie a sventola, le lenti degli occhiali grosse così, perché avevo un zurpo come una capra, così, grosse così, poi se non facevo in tempo, perché ero un po' di questo non vago uscire, se non facevo in tempo a togliermi fuori i pistoli, non mi facevo la pipì addosso, quindi che vabbè, gioia c'è a essere. Era meglio degli adesso comunque, dai, era meglio da piccolo, dai, cioè. Va bene. Signor Murgia, comunque, vabbè, vuol dire che gli auguri non glieli farò più. Non ho capito, Gigi. Vuol dire che gli auguri d'ora in poi non glieli farò più per il compleanno. Ah, non mi fa più gli auguri, Gigi? Ma lei è un ingrato, perché non mi fa gli auguri? Gli ho fatto qualcosa, ma Gigi. Ma come, ci ha fatto due palle così, se adesso che non voleva che gli facessimo gli auguri, va. Va bene. Sardine! Bravissime! Ecco che belle queste sardine, sempre frizzanti. Sparecchiate il posto, grazie. Allora Gigi, sì, come lei saprà, io ho sempre voglia di stupirla. Ma di instupidirmi, no, cioè. No, di stupirla, nel senso che sì, abbiamo non effetti speciali, ma personaggi vivi, veri, che neanche la Rai può permettersi il lusso di avere. Ma chi li vuole? Vabbè, non esageriamo. Pensi che, caro Gigi, sì, questa sera sì, abbiamo con noi, perché l'abbiamo trovato attraverso vari incroci, canali di Mammarranca. Ma dai, non faccia così, non disprezzi sempre i miei ospiti, abbia pazienza. Vabbè, attraverso canali veramente elaborati di internet e quant'altro, signori, lui è il figlio di Rod Stewart, Salvatore Stewart! Eccolo qua! Ma come si fa? Qui ci oscurano, lo so, guarda. Non è possibile. Grazie! Guarda! Ho già capito tutto. Caro Gigi! Sì, sì. Ma ha visto che personaggio gli ho portato? Come se non l'ho visto? Guardi, è preciso al padre. Sì, uguale. Non è preciso. È uno sputo dal padre, proprio. È lei! Sei un te. E cosa sarebbe quindi? Cosa sarebbe? Lui è niente poco di meno che il figlio di Rod Stewart, è vero? Se ho detto. A Rodus! No! Non glielo dico! Aspetti, Gigi! Lì non cadi, lì arrumbuli, si dice arrumbuli? Ma cosa c'ha, signora? Vedo che sta male. Ma che c'è? Hai qualche... Non sta tanto bene. Un po' di mal di pancia. Perché tu vai tutto quello. Io te l'ho detto, non fare tutti quegli spot sullo yogurt, che poi lo sai lo yogurt. Io te l'ho detto, no, guardi, Alessia, non farli. Signor Murgia, guarda che il suo programma che fa cagare. No! E dai! Ma che maniere! È la satire! Cioè,
quando il programma va bene il merito è di tutti, quando il programma fa schifo che c'è? No, non fare così. No, deve la devo lasciarla. No, vabbè, no. Ciao, grazie Alessia, deve grazie. Andare, grazie Alessia, grazie. Ma come si fa? Applausone per Alessia, grazie. Ma come si fa? Cioè, questa Alessia, cioè, Alessia, 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 questa Alessia. Col mal di pancia me ne arriva, signor Gigi. Mi dico sì. Gigi. No. Ecco. Ha fatto effetto. Il suo programma, signor Mugia, devo dire che fa effetto. Benissimo, benissimo. Gigi, sì, sì. Sai cosa voglio fare? Voglio cantare. Ecco, e cantiamoci la canzone. Siamo in Sardegna, bella. Vai! Hai scelto la mia terra per la vacanza sci. Hai visto la Galura, la costa e l'avventura. E alla Maddalena c'è Ciampi in barca a vela, creatore la modella, ma sai che cosa c'è? Siamo in Sardegna! Comodini! E adesso linea al Carragello! Vediamoci il Carragello, grazie! Oh, eccoci finalmente. Qua, finalmente il progetto si è avverato. Prendiamo la tua, grazie, Giuliano. Grazie Gigi, grazie. Buono! Buono! Giuliano! Giuliano! Cosa c'hai? Giuliano! Giuliano! Ambulanza! Lo stiamo perdendo! Lo stiamo perdendo! Prova la respirazione bocca a bocca! E questa? Che cos'è? Una vite! Una vite! Acqua vite! L'unica acqua con la vite dentro! Rieccoci in studio, state comodi, rieccoci in studio, io lo so già che quando succede sta cagnara, che cosa succede? Eccola qua. Eccola. Cosa con questo frastuono? Questo baccano? Questa bara onda? Io lo so, ecco qua. Ma ascolti, sì? Non me lo ricordo, mi ricorda cos'è che state facendo? Stiamo girando Sardi di fine stagione, un programma in onda su Sardegna Ricordiamo 1. Anche il sito, signor Mugia. Sì. Ah, benissimo, abbiamo realizzato il sito all'indirizzo www.sardidifinestagione.com. Ringraziamo Andrea Iannelli per averlo realizzato, un nostro collaboratore. Grazie Andrea. Ci trovate è uno online. Dei nostri, è uno dei nostri. Tra le altre cose, aspetti, adesso volevo ricordare che in questo sito potete scaricare le puntate, potete scaricare le musichette, potete scaricare le fotografie delle nostre sardine. Wow! Ricordiamo anche una cosa importante, signor Murgia. Mi dica, Gigi. Ricordiamo anche una cosa importante che andremo in onda... Dalla settimana prossima saremo in onda la domenica. Da questa settimana siamo già in onda. Sì, questa settimana andremo in onda la domenica, quindi se andate il sabato fate pum, aspettate all'indomani, vi mettete lì, portatevi roba da mangiare, patatine, aspettate perché l'indomani noi ci saremo. Benissimo, eccoci qua. Dica, signora, io volevo dire una cosa, finalmente. Mi permette? Anche le permetta. Si vede che siete sardi di fine stagione. Eccolo. Perché? Anzi, stagionati. E come mai? Cioè, ma vi siete guardati? No, chi stiamo si vede, ma vi siete guardati? Ha ragione la contessa. Ma dare bigu su un branau. Vabbè, non è, e questo non è stagionato. Attenti. Ha ragione. E voi cosa applaudite? Cosa applaudite? Guardi, contessa. Guardi, contessa, che noi facciamo le cose tra di noi. Non abbiamo capito, cioè, stiamo oggi è zaccata la contessa. Guardi, le voglio dire una cosa. Oggi trova pane per i suoi denti, come capito? Sì, sì, sì. Sono proprio un diavolo per cappello, capito? Oh.
un diavolo per capello. Sì. Un fiore più che altro. No, quella di su. Sì. Ah, quella signora quella di su. La signora Gioconda. Capito? Sì. Lo sa tutte le notti cosa fa? Lo sappiamo. Vero? Tutte le con notti. Con quelle scarpe, tutte le notti non mi fa dormire. Ticche, 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 ticche. Sempre. Ah, ma lo sa cosa ho fatto io? Cosa ha fatto? Cosa ho fatto ieri notte? Sì, cosa ha fatto? Ho preso e mi sono messa le scarpe col tacco a spillo. Auguri, poi? Sono salita sul cofano della sua macchina e ho fatto sul suo cofano ticche, 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 ticche. Ha capito? Sarrisu, ne mamma mia. Arrazzi Sarrisu. Un bello scherzetto, signor. Io credo, Gigi. Sì. Eccolo. Io credo eccolo. Che quella di su abbia poco da ridere domani quando trova la macchina. Ci credo, ecco qua, a posto. Oh, dicevo che ti stressi. È aumentato. Si sta evolvendo. Venga qua, mi dica. È cioè, tutto bello pantalone alla dipendenza. Pantalone vita bassa. Oh. Che è? Dicelo che ti No, ho portato prima 5 euro perché tu hai chiesto, c'ho solo 5 euro. 5 euro. Baviti che subazzanti. Ma carina, 5 euro. Sì. Sempre meglio questo, Io non so, Gigi. Io non riesco a capire per quale motivo questi nostri amici vengono a trovarci. Vedono a lei. No, non credo. Rumore di Sardegna, vediamoli, via. Vediamoli. Bimbo, bimbo, bimbo. Ah, bello, bello, questo è il rumore di Sardegna, mi. Sai, Gigi, mio zio ha avuto un'idea. Quale? Si è preso la carrozzeria di un BMW, il motore di una Ferrari, trasmissione di Range Rover e gomme di Mercedes. E cosa ci ha fatto? No, 2 anni di galera ha fatto. Brave, brave. Prende solo colpi lì in mezzo, lei, signor Murgia. Ogni tanto... l'ho vista. Ha visto che ogni tanto becco colpi a destra e a sinistra. Eccolo. Gigi. Sì. Ho sentito là dietro che ci sono dei rumori. Che sta succedendo? Non ho capito. No, perché... No. Ecco qua. Che succede? No. Che succede? Che succede? Che succede? Si fermi, professore. No. Si fermi. Professore, si fermi. Ma cos'è? Che succede? Che succede? Aspetta, professore, che succede? Ma dove è stato? Poriressi. Professore, dove... Aspetta, dove è stato, professore? Poriressi. Professore, dove è stato? Sono andato dove? In Germania. Sì, in Germania. Dove? Ma è tornato? Ma sì, dove? Che le ricordo. Dove? Dove era? Mi hanno detto... Spiricocchens. Spiricocchens. Ascolti, signor Murgia. Ascolti. Giuliano! Sì. Me lo sparecchi in panchina, che è meglio. Aspetti un attimo, sì. Ma è lì la canzone, come la facevano la canzone? Piricocco che piace a signor Cocco, mi fa impazzire solamente se lo tocco, se lo guardo lo tocco a poco, perché ti piace anche a te, a posto. Sparecchia, è andato. Professore, me lo sparecchi in panchina. Aspetti che lo porto qua. Venga, professore. Venga, stia qua. Mi raccomando, si sieda, stia comodo, professore, comodo. Mamma ecco mia. Qua, si addormenti.
Allora, signor Murgia, eccoci qua. Adesso chi abbiamo? Dopo il nostro professore ha visto, caro Gigi, passiamo da un personaggio internazionale all'altro. Da un tarocco a un altro. Vabbè, sono dei nigri i miei ospiti. Da un grosso personaggio a un altro più grosso. Come no. E anche lui non è da meno. Certo. Pensi, caro Gigi, che lui l'abbiamo trovato... Nell'Aliga. No, vabbè, non dica così, dai. No. L'abbiamo trovato nei meandri di un casino degli Stati Uniti. Senza l'accento, però. No, vabbè, un casino con l'accento. Ah, Los Angeles, lui, ladies and germany, e niente popò di meno che il mago Yonis! Ecco. Bellissimo, mamma mia! Buonasera, mago! Stanotte non dormo! Ti accomodi! Buonasera! Tutta la cricca! Buonasera, signor Murgia, comodini. Ma il morto vivente dove è andato? Non lo so, dove è andato? Sta sbattendo, ma sei incantato. No, non è possibile. Ma come si fa? Venga qua, dove sei? Cioè, questo... Deve stare qua, deve stare. Questo... Sia qua. Va a corda questo, cos'è? Mi sembrava... Ha presente Gigi, quelle macchinette che sbattono esatto. Tu. Va a corda. Tu. Cioè, tutta la notte. Se lo lasciamo tutta la notte. Tu. Sì. Allora, caro ma. Dove sta? No, mi stavo già spaventando. Nuovamente stava sbattendo nell'altra parete. Allora, caro mago. Mago. Allora, cosa oggi ci propone oggi? Fare. Sì. Un esperimento anche questo preso dal diario segreto di Houdini. Come no? Pensi un po', che nemmeno Silvan può fare, nemmeno il mitico David Copperfield. David. Quindi, un esperimento molto complicato, molto importante, di cui io vorrei fare una penetrazione. Aspetta! Mi fa bene l'ansia, Non faccia così, signor Moore. Ma ogni volta è sempre stata più a cosa. Allora, Tito, scusate, antipatico e nero. Allora, io vorrei fare una penetrazione. Ecco, non possiamo, siamo in fascia protetta. No, è una penetrazione psicocinetica. Psicocinetica, mica bascarabini. In cui io vorrei estrapolare un qualcosa dei meandri segreti della qui presente Malloreddu. Olè, Malloreddu! Sì, ma dove la... Ma questa, Malloreddu! Signor Mago Yonis, ma questo esperimento, come gli è venuto in mente? Da dove l'ha preso? Dal diario segreto del... del celebre Houdini. Sì, ma è un esperimento di che cosa? Che ho preso su internet. Sì, ma è un esperimento di che cosa? In cui io vorrei essere. Sì, ma è scientifico, cos'è questa cosa? No, è paranormale. Paranormale. Allora, della mago... mutazione della matita. Ascolti, voi Augusto, due insieme... Ma signor Murgia, la paranoia in stereo. Allora, vediamo questo. Mi sono portato anche le istruzioni. Ma come fa l'istruzione? Cioè, dobbiamo far vedere la bacchetta magica. Magari la faccio reggere dal morto vivente. Ecco, regga la bacchetta magica. Cosa succede? Oddio. Ogni volta che tocca qualcosa, è morto. Ma come si fa qua? Va bene. Allora, signor Murgia. Sì, aspetti Gigi, altrimenti ho... Allora, mi sta facendo bene l'ansia. Allora, facciamo questo esperimento psicoricco tassalotti cinetico, dai, vediamo. Due foulard. Oh, due foulard. Cercheremo di annodarli ben bene fra di loro. Ecco qua. Sì. Per fare un nodo, 4 ore ci impiega, dove fa di meno? Il nodo all'Houdini. Il nodo all'Houdini. È uno scienziato più che mago questo. Dai. Poi questi due li vorrei inserire qui nel décolleté. Décolleté. C'è un vento qua, guardi. Sì, lo so, perché è una cosa scenica, dai. Così apparecchiato. Un fularino rosso. Un fular rosso, come il suo mante e l'astro. Ma quanto è lungo questo mago. Aspetti, oggi li lasci fare. Lo inserirò nel mio pugno. Sì. Eccolo. Esatto. Pugno. Vediamo poi. Senza labbi. No, anche senza labbi. Ma che ma come si fa? Doveva dire din din din. Ecco. Seconda battuta. Vabbè, dai, si porti le istruzioni anche per quello. Lasci anche lì, li mette fuoco. Lasci stare. Adesso allora cercheremo di fare apparire qua
Che cosa? Che cosa? Ah, il foulard che ha portato. Ah, facciamola apparire. Quindi però, bambini, attenzione, sì, perché è una cosa meravigliosa. Allora, uno prende qua prende Maloretto. Qua prendo lei. Io. Allora, adesso dirò aspetti, aspetti. Via! Ecco cosa. E che? C'è. Il registro di Maloretto. Ma è possibile. Poverino. Scusi. Glieli sparecchi. Quella aiuta a metterla. Ti aiuti a rimetterla. Che ti aiuta a metterla. Ti aiuto io. Questo, io vi questo chiasso, mamma mia. Basta. Basta, finitela! Ecco, sedetevi anche voi! Che poi esce quella ticche, ecco qua! Ecco. Come lupus ancora in fabula! Per molto questo frastuono, questo baccano, questa baraonda! Ancora! E ora esinciandai! Sì, mo andiamo via, dai, abbiamo quasi finito, mi dica con te. Guarda macchine. No. Anche faccio, quello fa tutto, faccio in questo faccio il presentatore di questo programma. Le volevo chiedere un favore. Se posso glielo faccio volentieri con te. Me la mette dentro. Ehi! Ma come? Ci sono bambini. Cosa ha capito? La macchina in garage. Lei è il solito malizioso. Il solito malizioso. Lei ne sa una più di me, contessa. Lei ne sa una più di me, la saluto, signor contessa. Murgia! Addio, addio. Tutta dentro. Sì, dentro dentro. Siamo arrivati al finale, signor Murgia, ricordiamo. Allora, Gigi. Sì, ricordiamo. Allora, ricordiamoci che, caro pubblico, da casa, se volete venire a trovarci, potete farlo contattandoci allo 070 40 911, se volete far parte del pubblico, oppure se volete far parte di questa armata Brancaleone. Taroccaggine. I taroccati e come me, io che sono il loro capo. Allora ragazzi, volevo anche ricordarvi che se volete scaricare i nostri le Terragello. Nostre musichette, esatto, le nostre musichette, le nostre carragelle, eccetera, eccetera, lo potete fare al sito, collegandovi al sito www.sardidifinestagione.com. Brave. E poi che non si dica che le sardine sono tante. E poi ricordiamo anche che andiamo in onda di domenica alle 21. Quindi guardateci la domenica alle 21, ecco, lo sciroppato, col sardiologo, col signor Murgia, io la saluto. La saluta è senza microfono, sardiologo, cosa fa? Si vuole riaddormentare? Io la saluto. Sebastiano vi saluto. Mettetela a letto. Signor Murgia. Mettetela a letto, fate la cortesia, grazie. Signor Murgia. Devo ricordare qualcos'altro? No, la saluto. Grazie, a domenica Gigi, prossima. Saluto. Ci vediamo domenica, grazie. Ciao a voi pubblico. Grazie. A tutti. Hai scelto la mia terra. Per la vacanza chic, hai visto la gallura, la costa e l'avventura, e alla Maddalena c'è Ciampi in barca a vela, creatore la modella, ma sai che cosa c'è? Qui non trovi mai lavoro, lo diciamo tutti in coro, siamo in Sardegna. E l'acquisto di un divano costa più di un aeroplano, siamo in Sardegna. Rod Stewart, il primo disco, l'ha inciso a Godzilla. Esatto, bravo, bravo.
Quando Gigi, sì. Quando lei mi dà questi cenni culturali, a me mi si gonfia il cuore. Vero. Sa, allora, sì. Scusa Salvatore, stavo dicendo, allora, ma dove sei stato tu ultimamente? Sono stato in Brasile. Difatti, la canzone che ho cantato è la famosa. Signor Brasile. Murgia, il microfonino del trombetto. Ce l'ha. No, ma più un po' più giù. Un po' più basso, perché hai la voce molto, capito? La tua voce è molto potente. Se lo mangia. Ha detto Gigi, sì, traduco perché sì, lui parla in guasilese, ha detto che è stato in Brasile, infatti la canzone che lei ha sicuramente riconosciuto, sì, era quella l'avete riconosciuta tutti, vero? No, ma chi la riconosce? Ma come si fa? L'hanno riconosciuta. Ma scusi, ma perché non è rimasto in Brasile? No, ascolti, cosa sei andato a fare in Brasile? Io sono stato a Rio de Janeiro per il grande carnevale. In piazza. Aspita! Beh, così poteva andare sicuramente. Ma quando è stato in Brasile? Adesso, da poco, aprile, maggio. Ma scusi, il carnevale si fa a fine gennaio, primi di febbraio. Ma cosa c'è? Difatti non c'era nessuno in piazza. Ci creo! Gira bottone! Non è possibile. Gira bottone, sono qua da solo. Va benissimo, benissimo. Meraviglioso. Io ti amo, sì, Salvatore. Ma signor Murgia, ma da dove li trovate tutti questi? D'altronde si sa, Gigi. Si sa, sì. Questi proprio personaggi ce li abbiamo perché siamo in Sardegna! Comodini, please. Io veramente non faccio in tempo a fare una cosa che ne devo fare subito un'altra. Chi è? Pronto? Sì, chi è? Ciao, dove chiami? Ha chiamato lei, dica. Sono Johnny da Lula. Ah, Johnny da Lula, un bel posto, bello tranquillo. Ho chiamato per il quiz. Mi dica, non abbiamo più. Ho la risposta per il suo quiz. Non ce l'abbiamo la risposta. La risposta è Cururu! Dai, ma quando mai? Ma come si fa? Cioè, mandate queste cose in onda! Ha vinto il premio? Johnny! Ha vinto il premio? Johnny non ha vinto nulla! Venga a ritirarlo! Non può venire perché non c'è premio! Ha vinto il premio! Non ha vinto niente! Ma non ha vinto nulla! No! Ezza boccirio! Cioè, oh signor Murgia, ma non è possibile. Gigi, io non lo so, grazie. Ma io non lo so perché. Cioè, nel suo programma ci sono cani e porci. Veramente, più telefono anche cani e porci. Più cioè, porci alla fine, che cani. Esatto. Che, ecco qua, a posto. Buonasera. Allora, la prese. No, aspetta, allora, lei è la contessa di questa grande piazza, sì, di questo posto dove noi ci incontriamo solitamente. E chi non la conosce? E chi non la conosce? La contessa, la contessa Rippa di Meana Sardo. Trippa di Meana Sardo. No, non Trippa. Trippa. Come sta? Bene, lei? Ah, bene, grazie. Ma anche oggi con questo frastuono, tutto gusto baccano, questa baraonda. A posto. Ma ascolti, ma sì, una domanda. Dica. Ma cosa fate anche quiz? Sì, no, quiz no, che è un gioco. Quello della telefonata. No, ma non è niente, non è rischiato. Perché assomiglia un po'. Ma fate rischi a tutto. Ma che rischia sì, a tutto? Lei assomiglia. No. Antica, rischia a tutto. Signor Murgia, devo dire, devo dire che è un po' a Mike Buongiorno, lei assomiglia comunque. Gigi, non sì, ho capito. Che lei è un po' a Mike Buongiorno, assomiglia. Ma dai, adesso non facciamo questi luoghi comuni, dai, ascolti, dica, le voglio dica, fare una proposta. Forza, vediamo se mi cade anche lei sull'uccello, Eccolo, eccolo, lo sapevo io. Dove andava a parare lei? Io lo sapevo dove andava a parare. Malizioso. Il solito. È una battuta. Ascolti, sì, però sì, mi piacerebbe farle una proposta. Mamma mia.
Sono astemio, mi dica. Ma lei piace rischiare? No, sono astemio. No, perché le volevo dire, vuol venire a casa stanotte? No, preferisco, no, c'ho da fare, sto presentando. Che rischi, signor Muggia? Ma non ho voglia di rischiare, siamo in no, non c'ho voglia, devo fare il programma, lo devo finire, dai, non ho... Ma cosa ha capito? Mi dica. Mica per fare... No, ascolti, le volevo proporre, se ama il rischio, se mi viene a riparare il filo elettrico della termocoperta. Che c'entra? Aspetta. Benissimo, benissimo. Cosa ha capito? Siccome lei mi sembra un tuttofare, più o meno, ho immaginato che lo sappia riparare. E allora, siccome è scoperto io ogni notte il filo della termocoperta, ogni notte mi dà delle scariche nel letto, ma mi tremo tutta. Signor Muggia, vada, vada. Allora, così. Le dà una bella scossa. Viene. La devo sparare. Mamma, la saluto. Vada, signor Muggia. La saluto. Io veramente sono... oggi siamo felici. Che è una Pasqua. Eccomi. Sì. La bamba, allora ve lo dico io, questa è la bamba, la mia vicina di casa. Salve a tutti. Buonasera bamba, come sta? Ma che bello che è, signor Muggia. Al limite si dice che bello che è, bamba. Ma che bello che è. No, si dice che bello che è, signor Muggia. Mi dica bamba. Tutte le volte che la vedo in TV mi viene voglia. Ehi. Ma che cosa ho capito? Mi viene voglia di chiederle un autografo. Ah, vabbè, grazie. È già lei è il solito malizioso. No, vabbè, sai che qui a stare con fra contesse, trombettieri, insomma, sardine che ogni tanto... Signor Muggia? Ma viene la festa della cozza. E cosa devo portare? Sa dov'è? Sì, no, non lo so, dov'è la festa della cozza? È a casa mia. Io metto la cozza e lei mi fa la festa? Le è piaciuta, era bellina? È troppo maliziosa questa donna. Signor Muggia. È la mia vicina di casa, abbiate pazienza. Signor Muggia. Mi dica, bamba. Ma lei lo sa dove si seppelliscono un fagiolo quando muore? Non ho capito, cosa? Dove si seppelliscono un fagiolo quando muore? Voi lo sapete? Non lo sappiamo. Nella tombola. Era bellina? Era bellissima! E lei lo sa? Lei lo sa qual è il mare più dolce? Il mare più dolce non lo sappiamo. Il marmellata! Ela! Era qui stiamo... stiamo scomodando tutti i manuali! Signor tutti Muggia. I manuali delle battute, signor Muggia, e lei lo sa cosa fanno un presentatore TV come lei, per esempio? Sì. E una vicina di casa come me, per esempio? Spero nulla, bamba. In una casa con tante telecamere? Non lo so, me lo dica, bamba. Il grande bordello! Era bellina! Era bellissima! Gliela tengo in calda! Era bellissima! Gliela tengo in calda! No, no, non c'è bisogno, mangio anche freddo! La aspetto sulla giardina! La saluto, addio! Arriva! Ciao bamba! Arriva, arriva! Buonanotte, buonasera! Eccola! Andatela tutti, tutti belli, simpatici, belli! Questa è la grande cinese! Buonasera, come sta? Buonasera, arigato! Buonasera, arigato, il saluto, come sta? Bene, lei? Bene, grazie, come... Sapete, questa è la nostra cinesina, si chiama Ma? Ma Lo Redu! Che è un tipico nome, un nome cinese, vero? Certo. Bene. Nome cinese, sì. Perfetto, allora, Manuele Du, che cosa è venuta a fare qua? Io sono venuta a presentare il nuovo gioco cinese. Oh, visto, le frontiere si aprono, noi iniziamo a fare affari con tutti e anche con la Cina, iniziamo a scambiare. Vediamo questo gioco. È importante, perché lei conosce soltanto i giochi di casa sua, Scalinedu, Pincareddu. Invece adesso guardi cosa ci propone. Vediamo, tu gira un po'. Io mi giro così, sì, bravo, benissimo, fermo. Mi giro così, che devo fare? Fermo, sì, fermo, che devo fare, Io sto fermo, che devo fare? Ecco, bello questo gioco, mi piace! Che bello!
Io lo rifarei, non l'ho capito bene, non è che si può rifare. Io lo... No, non si può rifare, Gigi. No, peccato. Anche lei non fomenti le folle. No, mi piace. Ma dimmi chi è essere stato. Non lo so, siete 40. Non lo so chi è stato. Come non lo sai? Non lo so, ascolti, ma questo gioco, questo è un gioco cinese. Sì, gioco cinese. Certo. Sì. Allora, come si chiama in Cina questo gioco? Sacco e Pony. Che gioco cinese. Ti accomodi. Questa era... La smetta di fare queste ci giocava già Mao con questo Andersen. Gioco. Ascolta, mandiamo il rumore di Sardegna che è meglio. Vediamo il rumore su. Bello, bello. Bimbo, bimbo, bimbo. Ah, bello, bello, questo è il rumore di Sardegna, mi. Sai Gigi, da quando ho letto sul giornale di tutto il male che fanno le sigarette, ho smesso. Ah, bene, quindi hai smesso di fumare. No, ho smesso di comprare il giornale. Caro Gigi, sì, mi dica. È arrivato il momento di un altro ospite, di un'altra star, questa ecco. Volta non internazionale. Presa ma con star... i punti, presa con i punti no, star. No, una star. No. 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 È una star. Secondo me. È una me... star che fa parte di una televisione nazionale. Sì. È una mia amica perché abbiamo avuto anche delle storie. Come gli altri, sono tutti i suoi amici. Nel senso che io andavo a Roma, lei veniva a casa, insomma abbiamo avuto diverse cose importanti ed è venuta qua soltanto per zio Giuliano. E ci credo, solo per lei. Signori, accogliamola con un calorosissimo applauso perché lei è Alessia Marcuzzi! Esagerati! Ciao Alessia, come stai? Bene, grazie. Ma raga! Alessia! Signor Murgia! Non si agiti tanto. Oh Gigi, ma questa un mi po sta scoppiando il cuore, dire però che devo dire che un po' le assomiglia. Un po'. E cioè... Alessia Marcuzzi, vero? Ci potresti contare. Ah, ecco. Mi ha tolto ogni dubbio adesso, Ma Gigi, come si fa? Gigi, ascolti, lei deve sapere che i miei amici... mentre tutti gli altri quando vengono in Sardegna le prime cose che imparano sono le parolacce mamma ruba capito, invece loro sono persone educate perché sono miei amici e loro imparano le parole normali, capito, non imparano le parolacce, quindi com'era la cosa? Ci crediamo, signore. Allora no? Gigi, io ho invitato qua Alessia perché lei sta girando un nuovo reality qua in Sardegna, è vero? Sì, certo. Quindi, ha visto? Ascolti, ascolta, Alessia, dove lo stai girando questo sto nuovo? Sto preparando il Grande Fratello sul Monte dei Sette Fratelli. E là! Ragazzi! Che bello! Un bel reality proprio, con le pecore, le capre, bellissimo. Comodini! Lo vuoi fare? Come questa? No, ascolta Alessia, siccome io ho fatto un contratto da poco per un anno con questa televisione, quindi non posso presentarle. Signor Murgia? Sì. Guarda che gli adesso voleva partecipare con le capre, le pecore. No! Non ha capito. Ma... Cioè lei c'ha sempre queste manie di grandezza, pensa che tutto lei deve fare. Non è così, signor Murgia. Sa Gigi! Sa Gigi! Sì.
Sa Gigi? Sì, sei incantata. Le dia un colpo. No, il salto da Sardegna 1 a Canale 5 è breve. Sì, cioè, sì, sì. Anche dal monte, anche il Monte dei Sette Fratelli è breve. Non arriva in mare. Esatto.